Con questo filmato mostriamo come attivare e disattivare l'accesso guidato andando ad agire sul tasto Home. In questo momento il nostro software per la comunicazione è libero. Andando invece a premere tre volte rapidamente il tasto Home andiamo ad attivare l'accesso guidato, che significa che il software rimane vincolato e i bambini non possono uscire da questa schermata e tantomeno fare gesti casuali che fanno cambiare l'aspetto delle schermate. Adesso andiamo a vedere come invece, costruendo una nuova attività dalla nostra bacheca, possiamo rimanere sempre nella nuova attività dedicata al nostro bambino. Metto il nome del bambino, carico l'eventuale immagine, in questo caso vado a caricare una foto dalla mia libreria, la foto di Tiziano Ferro, premo ok, il software mi guida nel creare una nuova griglia. Ok, a questo punto, andando di nuovo a premere sul nostro bambino Tiziano, si aprirà il comunicatore. In questo caso è tutto inattivo perché è la prima griglia creata. Cosa dobbiamo fare in modo che i nostri bambini non tornino sulla bacheca? Dobbiamo eliminare l'icona della casa. Il modo più semplice è farlo con l'accesso guidato dell'iPad. 1, 2, 3. Vado a mettere il codice per entrare nelle impostazioni dell'accesso guidato, che è lo stesso codice che mi permette anche di terminare l'accesso guidato, sia premendo in alto a sinistra lo schermo, toccando in alto a sinistra lo schermo, sia andando a premere il tasto Home dell'iPad. In questo caso io voglio creare un'area in cui il touchscreen non deve funzionare. Vedete, faccio un disegno, l'iPad mi crea un rettangolo e io lo vado a rimpicciolire per fare in modo che il nostro bambino non tocchi la casetta per tornare sulla bacheca. Quindi se io adesso vado a premere sulla casetta rimane sempre